Bentrovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. 194. La legge sull'aborto non verrà modificata. Ipoacusia. Un buon udito può farci sentire più al sicuro. Cure palliative. A 13 anni dalla legge, ancora poco diffuse. Con 257 sì, nessun voto contrario e solo 3 astenuti, la legge sull'aborto non verrà toccata in alcun modo. È il risultato della votazione avvenuta ieri a Montecitorio. L'approvazione dell'ordine del giorno a firma Ascari del Movimento 5 Stelle segna una svolta nel dibattito su questo tema di estrema delicatezza e aggiunge che è un impegno doveroso verso tutte le donne. Nella stessa giornata l'Aula ha votato all'unanimità la legge per istituire la Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio. Un buon udito serve non solo a comunicare con chiarezza, ma anche a mantenere un buon grado di attenzione in molte situazioni, come alla guida. Ce ne parla Arnaldo Baroni, consigliere dell'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali. Abbiamo presentato una rivista internazionale che si chiama Eurotrack, che viene fatta ogni 3-4 anni in Italia e in tutti i paesi europei, e in questa ricerca veniva dichiarato dai portatori di apparecchi acustici che chi guida con l'apparecchio acustico l'85% delle persone hanno detto si sentono più sicure alla guida. Secondo me questo è un dato molto importante. Spiega che effettivamente non sentire, tra l'altro ho letto anche di ricerche recentemente effettuate dall'ACI, dove più o meno si deducono delle questioni del genere. Ora, come sappiamo, già adesso è necessario superare un certo screening molto soggettivo al momento del rinnovo della patente. Credo che questi dati che escono dalla ricerca ci convincano ancora di più della necessità di usare il momento del rinnovo della patente, ovviamente da una certa età in su, perché sotto, da un lato, la popolazione ipoacusica è minima, dall'altro sono due gli aspetti da tenere presente in questo progetto, e cioè comunque un inevitabile decadimento personale e di riflessi che non sono più quelli del ventenne quando si superano i 70 anni. Dall'altro, se questo viene acuito da un problema di ipoacusia, evidentemente la situazione diventa ancora più problematica. Quindi dobbiamo riuscire a far coniugare queste due cose, definire qual è l'età minima perché sia necessario effettuare un esame audiometrico e poi anche qual è la soglia minima di perdita, perché ovviamente una perdita molto lieve con ogni probabilità non determina la necessità di avere un apparecchio. Le cure palliative introdotte nel 2010, purtroppo ancora poco diffuse, offrono al paziente un approccio non solo farmacologico, ma anche assistenziale e psicologico per garantire una buona qualità di vita quando la malattia non risponde più alle terapie. Visto anche l'aumento nel nostro paese delle malattie croniche, gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità hanno redatto il libro 100 domande sulle cure palliative per aumentare la consapevolezza riguardo questa tematica. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo Pronto Senior Salute. Se hai più di 65 anni e hai prenotato tramite il CUP una visita specialistica o ricovero, un esame diagnostico, ma l'appuntamento non rispetta i tempi indicati dalla prescrizione del vostro medico, chiamando il numero 06 62 27 4404, Senior Italia Federanziani prenderà in carico il vostro caso gratuitamente. Vi ricordo inoltre che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram, e vi do appuntamento alla prossima edizione.